l'ultimo anno di scuola, lui faceva l'ultimo anno di geometri e io l'ultimo anno di magistrali, era il 61, l'anno del diploma. C'è stato proprio, avevano fatto un convegno, un convegno, un Sì, a congresso, livello di gioventù a livello di studentesca. gioventù studentesca lì al Sacro Cuore dove c'ero io. E sono venuti alcuni, quelli che avevano le idee chiaramente religiose, ma allora erano ben anche molto più estese di adesso le idee religiose fra i giovani. Ecco, era organizzato dai nostri Dai catechisti, nostri dai catechisti, nostri ma catechisti. ecco una cosa importante a livello di catechisti. Io ricordo Piacere proprio. con infinito amore. Madonna, se commuove ancora Sì. adesso a parlarne. Don Mario Beber, Don sì. Mario Weber. Perché mentre facevo le superiori ero nella GS che era Gioventù Studentesca, si chiamava, no? Ecco, proprio per radunare questi ragazzi e ragazze. Ragazze eravamo noi, perché i ragazzi invece erano con la Juventus. E c'era Don Vinicio Mussi di Roncone che è morto da pochissimo tempo, non so se l'hai sentito nominare. Il nostro assistente per tutti gli anni delle mie superiori è stato di questa GS, di questa Gioventù Studentesca femminile, è stato Don Vinicio Mussi. Ci trovavamo in una sala lì al vecchio Palazzo Sardagna, quello che poi è diventato il sede Museo del di museo Calepina. di Via Calepina, sì. Eravamo noi ragazze della GS e, da una parte, e i ragazzi della Juventus dall'altra parte. E poi io non Ci mi siamo conosciuti in quell'occasione in quel lì. contesto lì. E Poi ci siamo poi ci siamo visti in città. ritrovati perché dunque, allora, fra gli studenti la sera, se volevi trovare qualcuno che ti piaceva o che ti interessava, se feva il giro al SAS. Se feva il giro al SAS. E sta tranquillo che se te fevi do volte nel senso e do volte altro, fra le 5 e mezza, le 6 e le 7 di sera, chi che te volevi te incontrevi. Perché io Per cui i nostri primi incontri sono stati molto soft. Toc che passevo, ma vara per caso, no? E era d'ore che pensavi nel Veteronte, nella vendita dopo, chiaramente, queste robe. Però non è stato un rapporto così semplice, perché ci siamo conosciuti nel 61. Sentivamo che ci piacevamo, perché era abbastanza innegabile la cosa, insomma. Però poi ci siamo mollati, poi ci siamo ripresi, poi lui alla fine del 62, che eravamo già diplomati, è andato a Milano, per cui lì per mesi non ci siamo visti. Io l'estate, come ti dicevo, andavo a fare uno, anche due turni di colonia, perché mi piaceva, perché era l'unico. I miei genitori sempre in montagna ci hanno portati, però il mare a loro non piaceva, per cui se io volevo andare al mare, che a me il mare è sempre piaciuto, io dovevo andare a farmi due turni di colonia, perciò in genere mi facevo il primo e il terzo me li facevo, per cui erano anche mesi che non ci vedevamo, perché io ero via e così. Ecco. Poi c'era un'altra cosa. Io appena diplomato ho incominciato ad andare in montagna anche abbastanza, Sì, lui è sempre stato con la abbastanza SAD. seriamente con la SAD di Trento. Io ho 52 bolini della SAD e per un periodo ho fatto anche cose abbastanza 52 impegnative. bolini vuol dire le nozze d'oro passate via con la SAD, no? Vuol 52. dire 52 anni di iscrizione. e con alcuni amici facevamo anche delle cose abbastanza impegnative, insomma in Brenta soprattutto, no? In Brenta o ad Anello, Personella, insomma le montagne qui vicine, che l'ho scoperte dopo il diploma, perché prima per me era il bondone la montagna, no? E ci siamo sposati febbraio del 67. Quell'anno lì, con i punteggi accumulati senza fare altri concorsi, avevo fatto solo quello del 64, io sono diventata di ruolo in quell'anno lì. Ecco, che al giorno d'oggi Le due nozze siamo andati all'avventura. Allora il suo principale gli ha prestato un macchinone, Macchinone il Mercedes no, dell'impresa, ma no, cos'era? era un Ma era Volkswagen. un enorme, era grandissimo. Era un Volkswagen di quelli familiari, grandi. Siccome io avevo la 500 ancora, no, la 500 avevo. E allora ci ha prestato la macchina, siccome ha detto noi non abbiamo prenotato niente, dico, andiamo all'avventura e siamo arrivati fino in Calabria. Saremmo andati anche più in là, però, a dirti la verità, io che sono diventata di ruolo l'autunno del 67, avevo una supplenza annuale, per cui non potevo assentarmi più di tanto dalla scuola. E
Il direttore mi ha dato proprio concessione sua. Signora Gardolo. Concessione sua, mi ha dato una settimana. Mi ha detto però, signorina Pedrotti, guardi che io non posso proprio di più, non posso. E lui continuava a dirmi, molla lì, no, ho detto no, ascoltami, avevo la supplenza annuale, sto per diventare di loro, ma non se ne parla. Per cui siamo arrivati fin lì, lui voleva a tutti i costi andare in Sicilia, siamo ritornati indietro, perché una settimana, io gli avevo detto, ma ascolta... No, le ho fregato un giorno. Tu sono anni che lavori con l'impresa, ma perché non ti prendi una settimana l'estate, che io l'estate ce l'ho libera da maggio? Ah no, minopodo, perché sono capo cantiere, minopodo, capisce t'ancora da allora chi era lo più importante della sposa? Il lavoro, ma sempre resta così, tutta la vita, ecco, per cui insomma, ecco, no, minopodo, e allora chi è che ha dovuto cedere? La Teresa, la è chiaro, l'ha dovuto cedere la Teresa.